Bentornati amici Smokers, nel video di oggi vi parlerò delle più grandi famiglie di tabacchi da pipa. Lo scopo del video per me è stato creare un format più sintetico possibile per poter far capire al meglio questo mondo di tabacchi da pipa, soprattutto a chi è alle prime armi. Ma partiamo subito. Iniziamo subito con il distinguere le tre famiglie più grandi di piante utilizzate per i tabacchi da pipa. Quindi abbiamo Virginia, Burley e Kentucky. I tabacchi Virginia, originari degli Stati Uniti, ma oggigiorno coltivati anche in altri continenti, genericamente possiamo dire che i tabacchi Virginia hanno delle foglie chiare, contengono molti zuccheri e hanno dei sapori dolci. Prevalentemente si può riconoscere il fieno per la maggiore, dopo vegetali, frutta secca o frutta matura e agrumi. Diversi fumatori di pipa lo amano fumare in purezza, i cosiddetti straight Virginia. E poi abbiamo il nostro Burley, originario anche egli degli Stati Uniti, coltivato oggigiorno anche in altri paesi come nei Balcani, utilizzato un po' come il prezzemolo, alla fine del video capirete perché, in realtà dà origine anche a altri tabacchi e viene usato nei tabacchi da pipa un po' come componente da taglio per accompagnare altri tabacchi. Maggiormente si hanno dei sapori di torba e di frutta secca. Anche ci si può riconoscere anche un po' di sigarettoso dal momento che è il tabacco più utilizzato per fare le sigarette. Arriviamo quindi al Kentucky. In realtà il Kentucky proviene da un processo di ibridazione e selezione del Burley e successivamente curato al fuoco. I sapori principali che si possono sentire dal Kentucky sono cuoio, pelle, legna da ardere e brace. Luogo di origine sempre Stati Uniti, anche se ad oggi viene coltivato molto anche in altri continenti come Africa e Europa. Ad esempio il nostro Kentucky italiano, largamente utilizzato per la produzione di sigari toscani, è da considerarsi ormai un Kentucky autoctono, differente da quello coltivato negli Stati Uniti. Queste sono le più grandi famiglie di tabacchi da pipa, sono tutti tabacchi naturali o trattati, ma comunque naturali. Qualora si aggiungesse in tutte le occasioni vaniglia, whisky, cioccolato, siamo di fronte a un aromatizzato. Proseguiamo, ne mancano solo 4 per completare tutto il giro. Dopo Virginia, Burley, Kentucky, abbiamo Orientali, Latakia o Latakia, Perique, Cavendish e Black Cavendish. Gli orientali, originari della Turchia e della Grecia, ma coltivati anche in altri paesi dei Balcani. Una pianta dalle foglie piccole, con pochi zuccheri e scarica di nicotina. I sapori comprendono aromi di spezie e frutta secca, una sensazione di freschezza al palato. Il Latakia proviene prevalentemente da Cipro e Siria. È praticamente composto da tabacchi orientali affumicati con dei legni speziati. Ne scaturiscono dei sapori quali affumicatura, legna da ardere, incenso e brace per la prevalenza. Solitamente viene usato nelle miscele, più comunemente nelle famose miscele inglesi. Il Perique, anche lui, primordialmente nasce da un'evoluzione del Burley, è comunque un tabacco particolare che cresce in una piccola regione dello stato della Louisiana negli Stati Uniti. In realtà ce ne sarebbero tre qualità chiamate in effetti il triangolo del Perique, ma è sempre in Louisiana, nel territorio del St. James. La sua
particolarità è proprio il fatto, la difficoltà di riproduzione di questo tabacco in altri territori. Dai sapori prevalentemente forti, fruttati, acetosi, con un fondo sempre pepato, leggermente e piccante, un corpo di sapori forte, come anche nicotinicamente è forte. Difatti un tabacco che viene usato in piccole percentuali, anche per la sua lavorazione, oltre a particolarità che lo rende anche costoso, è il processo di fermentazione abbastanza lungo, di almeno un anno, più un altro processo di conservazione che dura diversi anni, 3, anche 4 anni. E dulcis in fundo, questo termine sembra quasi fatto apposta, abbiamo il nostro Cavendish, che in realtà di tutte le famiglie di tabacchi trattati non è propriamente una famiglia di tabacco, ma altresì un trattamento che viene fatto a dei tabacchi prevalentemente Virginia e Barley. Procedimento particolare che consiste nella conciatura a fuoco di questi tabacchi naturali, per essere poi pressati e tenuti pressati nel tempo. Ciò li rende più dolci e li conferisce un colore scuro sul nero, o quasi sempre vengono utilizzati dei liquori in aggiunta a questi tabacchi durante questo procedimento. L'intensificazione di questo procedimento nei tempi ne scaturisce il Black Cavendish, quindi il tabacco avrà un colore più scuro, più nero e più dolce. Spesso lo sentiamo nominare, presente in molte miscele in diverse proporzioni. Ed ecco fatto, ho già finito. A parte scherzi, spero veramente di esservi stato in qualche maniera utile, di avervi lasciato come una bussola, una piccola bussola almeno per orientarvi. Qualsiasi chiarimento, qualsiasi dubbio, scrivetemi nei commenti, a me fa sempre piacere. Vi lascio nella descrizione del titolo, anche se siete interessati, il link per la playlist tutorial, se siete alle prime armi. Brindo sempre alla vostra salute. È possibile, se vi piacciono questi format, che ne potrò fare degli altri. Adesso vedremo. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un bel like e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Un abbraccio a tutti quanti, hasta la prossima